Cominciamo dalla fine, dal trionfo di Anconetani, più che meritato. Il presidente del Pisa aveva sempre giurato, anche nei momenti più bui, sulla salvezza dei nerazzurri e i suoi ragazzi non l'hanno voluto smentire. Contro il Torino ce l'hanno messa proprio tutta e ce l'hanno fatto con una doppietta di faccenda. Il primo gol al nono, Rossi devia in angolo l'assist di Piovanelli, dalla bandierina sclosa. Faccenda salta più di Lorini. I nerazzurri insistono e sfiorano il raddoppio prima con Cuoghi, ma Lorieri lo anticipa, e poi con Caneo. Su di lui libera Cravero. Sul finire del tempo finalmente il Torino. Polster di testa manda Nista in rete, ma il pallone sopra la traversa. Maggiore equilibrio nei primi 20 minuti della ripresa. Al 65esimo un brivido per i nerazzurri, ma Nista è bravo su Comi. Un paio di minuti e di raddoppio di faccenda su punizione di Sclosa, che poco dopo fa gridare al terzo gol, sempre su punizione. Lorieri è battuto, ma lo salva la traversa. Poi la gran festa per la salvezza.